settimana o dai rumori si avvicina questa partita. Diceva Narciso un paio di giorni fa che ancora martedì, non vediamo l'ora che arrivi domenica, insomma, per giocare, per... Vabbè, quello è giusto. Fortunatamente il nostro lavoro, diciamo, questo sport, è, diciamo, il bello è proprio questo, che dopo 7 giorni c'è la possibilità di rimettersi in gioco e di avere, diciamo, le rivincite e di far sì che ciò che abbiamo perso nella domenica precedente possiamo recuperarlo nella domenica successiva. È giusto quello che diceva Narciso, perché proprio appunto per questo. Qual è l'aria che respirate la prima questa mattina? Adesso sono passati 2 giorni, un po' di tensione intorno, nonostante il vantaggio sia consistente dal nono posto, però queste 2 sconfitte, sì, è ovvio, un po' di sconforto. Sì, è ovvio che ci sia, come dici tu, un po' di sconforto, perché è normale che veniamo da 2 sconfitte consecutive. Però non dobbiamo far peso al fatto che comunque abbiamo ancora 7 punti rispetto alla zona play-out, play-off, come la vogliamo chiamare, ed è normale che abbiamo un po' di sconforto, abbiamo avuto un po' nei primi giorni, diciamo, della settimana, tra lunedì e martedì. Poi, parlando un po' con la società, parlando un po' col mister, ci hanno detto di stare calmi e tranquilli, e allora da lì è normale che scatta poi la rivincita per la domenica successiva e metterci di nuovo in gioco. Questo vi ha fatto lavorare, insomma, in maniera meno serena, quest'aria che si respirava esternamente? Vabbè, diciamo che è un po' normale lavorare un po' con un po' di tensione, perché comunque sono 2 sconfitte consecutive. Però è anche vero che comunque stiamo cercando di scrollarci di dosso quella che è stata la negatività di queste 2 partite, in modo da arrivare alla partita di domenica con tutta serenità. Anche se sappiamo che comunque abbiamo di fronte in Cosenza una squadra che comunque ha un determinato tipo di storia e anche un ottimo organico. A questo punto, incontrare Cosenza, che è una delle squadre ai primi posti, può essere un bene o un male in una situazione del genere? Ma può essere sia un bene che un male. Però purtroppo sappiamo anche che, diciamo, gli stimoli vengono di partita in partita. Non è che magari, cioè, gli stimoli dovrebbero venire tutte quante allo stesso modo, che sia la prima di turno, che sia l'ultima in classifica, comunque deve essere tutti allo stesso piano. È ovvio che adesso, dopo 2 sconfitte, avere il Cosenza di fronte può metterci un po', diciamo, di ansia, diciamo, tra virgolette, però alla fine comunque c'è sempre la voglia di fare bene, poi soprattutto con il Cosenza che è una delle prime. Cosa è inciso maggiormente in questa piccola pressione di queste ultime giornate, secondo te? Quale componente? Sicuramente un po' di disattenzione, che magari ci ha penalizzato anche in altre partite. Vedi Teramo, che abbiamo fatto il pareggio proprio con una piccola disattenzione, domenica scorsa con il Messina, piccole disattenzioni. Anche comunque, se dopo lo svantaggio eravamo, cioè no, dopo lo svantaggio, dopo l'1-1 eravamo riusciti a venire fuori, però purtroppo sono quelle piccole disattenzioni che purtroppo ci condannano, ed è proprio questo che dobbiamo cercare di evitare da qui alla fine del campionato. In qualche modo il fatto di aver messo in cascina tanti punti e di esservi avvicinati tanto alla quota, diciamo così, promozione, inconsciamente può avervi rilassato, oppure sono aspetti che capitano durante la partita diversi da questi? No, magari, cioè, il fatto che abbiamo fatto tanti punti, la rilassatezza, cioè, non la vedo, perché comunque sappiamo che tutte le squadre che stanno dietro di noi, è normale che a gennaio si sono rinforzate e che vogliono fare meglio, giustamente vogliono cercare di salvarsi. Però io, cioè, non vedo fatto di rilassatezza, secondo me è più quella l'attenzione che ci manca, però nei dettagli, giustamente, in quelle piccolezze. Soprattutto quando prendiamo il gol, più che altro. A livello fisico invece ti senti recuperato, perché tu venivi da un infortunio e sei tornato in campo appunto nella partita con l'Ischia. Sì, diciamo, io ho parlato anche col mister. Dire che mi sento al 100% direi una bugia, perché comunque sono stato 2 settimane completamente fermo, tranne l'ultima settimana che mi sono allenato col gruppo. È normale che cercherò anche nelle prossime settimane di rimettermi a passo con gli altri, però sinceramente non mi sono visto, diciamo, nelle condizioni in cui pensavo, perché pensavo di stare peggio, invece sinceramente mi rivedo un po' meglio. Non ne facciamo più di domande sugli infortuni quest'anno?
No, 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 è meglio evitare. Ti dico la verità, stamattina quando Lino mi ha chiamato, c'era la conferenza, stavo dicendo voglio essere scaramantico, non la voglio fare, perché l'ultima volta che mi sei andato, però ho detto vabbè, non fa niente, a scaramantico mettiamo da parte. Senti, al di là del fatto che insomma dici che sei quasi al 100%, non ti senti al 100%, insomma, come si sta evolvendo la settimana, potresti avere un ruolo chiave domenica, insomma, a livello difensivo, come, che ti aspetti, come partita, come... Beh, sicuramente sarà una partita intensissima, perché il Cosenza è a pari punti con il Teramo, quindi cercherà di fare il risultato qui in modo da, da aspettare uno scivolone del Teramo per potersi posizionare sola in vetta. Io spero che, come farò io, spero una buona partita, spero che ci metteremo l'anima, il cuore, tutti e 11 che saranno in campo, più quelli là che subentreranno. Però anche, diciamo, chi comunque ci sarà in panchina e comunque anche la tifoseria ci sarà da supporto. Che tipo di squadra è il Cosenza? Per come la vedi tu, un po' più nel dettaglio, per quello che ricordi un po' della gara che no, è andata? No, è comunque una squadra dotata di ottimi giocatori. Loro sicuramente affronteranno la partita diversamente rispetto all'andata, perché ci saranno comunque, ci sono dei cambiamenti e sicuramente vedremo una partita molto diversa. Vedremo come si schiereranno in campo, magari tra domani e dopodomani con l'aiuto del mister vedremo un po' come muoverci e cercare di metterli sia in difficoltà che cercare di non andare in difficoltà con le loro ripartenze e col fatto che hanno degli ottimi giocatori. Secondo te è una squadra che comunque se la verrà a giocare proprio perché ricopre le prime posizioni in classifica, è comunque una squadra che ha sempre impostato il gioco, il Cosenza anche qui? Vabbè, sicuramente verrà qui per giocare, perché come ti dicevo prima è al primo posto a pari punti, quindi sicuramente verrà qua, però penso che comunque dall'altra parte possiamo trovare anche una squadra che magari, visto che comunque viene qui a giocare a Foggia e non viene a giocare in un'altra piazza più tranquilla, quindi vedrà che nel momento in cui non si può vincere cercherà di non perdere. Noi faremo di tutto per metterli in difficoltà e per cercare di fare risultato. Visto il periodo vi sentite un po' tra virgolette contati, cioè dovete fare forza spesso su un determinato numero di calciatori, piccolo, ristretto, qualche ricambio in meno? A volte sì, magari quando ci guardiamo in campo e a volte vediamo, cavolo, siamo uno qua, uno là, siamo proprio giusto contati, però alla fine sappiamo anche che, per dirti, se manca il Filosa di turno c'è Chanamé, c'è D'Angelo, ci sono tante altre persone che comunque, che se siamo qui e grazie all'allenatore, grazie al direttore sportivo e tutta la società che ci ha voluto, quindi ci ritiene tutti sullo stesso piano. Quindi sì, siamo contati, perché diciamo 18 ne siamo, però alla fine sappiamo che siamo per tutti. Per infortuni e squalifiche che in questo periodo stanno incidendo molto. Sì, sì, sembrerà una squadra, cioè, messa con gli occhi addosso, visto che ogni settimana ci abbiamo uno squalificato. Due squalificati, anche infortunati. Però ti ripeto, siamo 18, però siamo 18 buoni, ne siamo 22, siamo 22 buoni. Questa è una squadra di alta classifica comunque. Ti sembra strano vedere una squadra così in alto in classifica avere così tanti cartellini, oppure è normale secondo te? Vabbè, penso che sia anche normale, non è detto che comunque le squadre che stanno lì su fanno tutti quanto il gioco tecnico e non subiscono ammonizioni e cartellini, cioè, quindi penso che sia normale, sì. Magari c'è un po' di cattiveria in più rispetto ad altre squadre, però. Statisticamente mi pare che sia una delle più cattive. Un po' di tempo fa c'era una statistica. Cioè, anche dire che la lista degli squalificati il martedì in questo periodo è una lista lunga. Sì, cioè, nella fase finale della stagione è chiaro che si sommano i cartellini, cioè, tutti quanti sono. Ripeto, io vedo la lista che fanno il martedì, finisce mai. Adesso sono tutti a 4, 7, 8, 10 ammonizioni. Adesso si accumulano. Infatti. Senti, diciamo nel girone di ritorno, sicuramente anche con tante concause. È venuto fuori un po' di, insomma, un po' di affanno, cioè sul piano proprio della brillantezza, l'impressione che siate mediamente, insomma, un po' calati, diciamo. La
avvertite voi questa situazione in campo, cioè che in alcuni momenti non rendete più come qualche tempo fa, che può essere un fatto tranquillamente fisiologico, cioè nell'auspicio che sì, sì, si ma torna subito a volare. Guarda, è probabile che sia una cosa anche visiva dall'esterno, magari noi in campo non ce ne rendiamo neanche conto, però dobbiamo mettere sempre in conto il fatto che rispetto al girone di andata le squadre che diciamo che erano nei bassi fondi adesso si sono rafforzate ed è normale che loro hanno una marcia in più. Magari le partite che noi facevamo all'andata con un certo ritmo, facendole al ritorno, cioè, sembrano sottotono, però a volte sì, capita che uno dice sono un po' stanco, mi sento meno brillante, però io vedo sempre col fatto che le altre squadre diciamo si sono rafforzate. Noi forse è quello che dobbiamo fare, non ci dobbiamo cullare diciamo sulle nostre forze, ma mettere un qualcosina in più per cercare di far notare quella differenza, che poi anche la nostra è una squadra anche tecnica e anche diciamo di corsa, cioè siamo diciamo quasi completi quello.